come è successo nella seconda categoria, anche nel girone D di terza, la situazione è la stessa, in quanto la capolista Skillection viene fermata dal maltempo, quindi non può ottenere i punti contro il Real Genoa. Erano sullo 0-0 al 34esimo tempo, ma non ne approfitta la seconda in classifica, il Life Similicriti, che si fa battere in casa dal Goodfellas Catanzaro per 3-1. Chi ne approfitta invece è il Città di Soverato, che battendo per 3-1 la Kennedy nell'anticipo di sabato con i gol di Girillo, Pardo e Matozzo di rigore al 87esimo, si porta in seconda posizione, esattamente proprio alle spalle della Skillation a un punto. E ancora, chiaramente, siamo all'inizio di questo campionato, non sono molte le partite giocate, siamo esattamente soltanto alla quinta per alcune, le altre ne hanno giocato soltanto quattro proprio per via del fatto dell'impraticabilità del campo di alcune partite. Quindi un campionato ancora che dovrà dire la sua, e la dice bene la sua lo Staletti, che va a vincere per 3-1 a Catanzaro contro il Grifone con i gol di Agosto, Vatrano e Doria. Poi ci pensa Posca sul rigore a segnare il gol della bandiera per il Grifone. Da segnalare anche la sconfitta interna dalla Vigor Catanzaro contro il Real Cropani nell'anticipo di sabato per 3-1.